Ok, grazie Gianmarco. Buonasera Daniela. Allora, appunto, dicevo che questo è un appuntamento di una serie di appuntamenti iniziati a maggio. Oggi abbiamo con noi appunto Tiziano che, oltre ad essere un nostro ex allievo, un professionista, ci racconterà il colloquio di selezione inserito all'interno del processo di selezione, sia lato orientamento che lato selezione. Quello che chiedo a chi è qui con noi, quindi insomma, vi chiedo di scriverlo in chat se preferite o anche di dirlo a voce se preferite invece aprire il microfono, è di raccontarci qual è il punto di vista, se ce n'è uno, che vi interessa di più in questo senso. Quindi se siete più incuriosite dal lato e incuriositi dal lato orientamento o dal lato selezione. Quindi scrivete solo nel frattempo perché il senso di questi incontri è che siano impostati come uno scambio, cioè le caratteristiche dei webinar che si inseriscono all'interno di questo calendario che stiamo facendo e di cui poi al termine vi racconterò anche il prossimo appuntamento su cosa sarà incentrato, è quello di impostarli come una formazione tra pari. Quindi io tra poco mi taccio, lascio la parola a Tiziano, ma vi vorrei chiedere di intervenire, di essere partecipativi e partecipative, di scrivere, di parlare, perché il senso è proprio quello di incrociare anche più punti di vista. Tiziano ha una lunga esperienza, però non me ne voglia, ma il suo sarà solo un punto di vista, ma non perché non sia importante, ovviamente, ma perché anche per Tiziano è interessante sentire se magari qualcun altro di voi porta il suo punto di vista e si scambiano le idee. Detto questo, io lascio la parola a Tiziano, resta qui. Tiziano, decidi tu come impostare anche rispetto allo scambio, ai momenti di interazione con chi c'è. E io mi occupo magari di moderare la chat. Va benissimo. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere venuti. L'idea è quella di dividere un po' questo incontro sostanzialmente in due fasi. Una prima fase dedicata principalmente a quello che è il processo di selezione lato azienda, quindi come nasce e come funziona il processo di selezione all'interno di un'azienda. E magari una volta terminato questo primo blocco, insomma, qualsiasi tipo di domanda, curiosità, approfondimento, quello che vogliamo, sul quale vogliamo interagire, massima libertà di confronto. L'altro step invece è dedicato invece alla parte, diciamo, dell'orientato, no? Quindi la persona che fa un percorso di orientamento e deve affrontare poi quello che è il colloquio di lavoro. E quindi su quello andare un po' a definire alcune linee guida, insomma, alcuni consigli da poter trasferire a chi è in ricerca attiva del lavoro e quindi è arrivato al momento di affrontare un percorso di selezione proprio nel merito. Quindi sono Perfetto. questi due blocchi, poi li andiamo un po' a sviscerare al termine di ciascuno in base alle domande che possono esserci, curiosità, approfondimenti. Se qualcosa Benissimo, io non è ti chiaro. leggo intanto la chat e Oh, ti sì, dico che grazie. c'è una preponderanza, diciamo, per l'interesse lato orientamento. Per esempio, Elena dice orientamento rispetto a come preparare la persona per la selezione. Barbara più sull'orientamento, anche Vera, anche Agar. Per quanto riguarda invece la selezione abbiamo Stefania, quindi giusto per darti una visione di chi ha scritto, poi se ne arrivano altre. Le raccogliamo. Benissimo. Allora, visto che il maggiore interesse è quello per diciamo, la funzione dell'orientato, no? Quindi la persona che andiamo a seguire in un processo di orientamento, dobbiamo fare una premessa generale per capire come funziona un processo di selezione all'interno di un'azienda. Diciamo che tutto nasce da quando l'azienda decide di aprire una posizione lavorativa e quindi andremo a vedere dopo perché apre una selezione, quindi da lì parte tutto il processo. Le fasi teoriche principali, insomma, quelle che sono più importanti, sono quelle di definire una job, no? Quindi capire qual è la persona che io sto cercando, che cosa deve fare, qual è il suo ruolo, un processo di reclutamento, di recruiting, dei colloqui di selezione, la scelta, l'inserimento e l'onboarding. Questo è un processo macro di selezione.
Andiamo a vedere come si svolge questo processo. Vediamo se riesco ad andare avanti con la slide. No. Ok, sì. Allora, il perché si apre un processo di selezione, no? Quindi le principali motivazioni sono le dimissioni. Una figura che sta all'interno di un'azienda decide di rassegnare le dimissioni, quindi si apre una posizione vacante. C'è un aumento di lavoro, quindi in quel momento lì l'azienda ha preso una commessa lavorativa, diciamo, particolare, per cui ha bisogno di nuovo personale, quindi decide di attivare un processo di selezione. C'è un pensionamento del personale diretto, quindi ci sono delle situazioni di uscita, per cui le persone che sono in uscita devono essere sostituite con nuove persone. C'è una fase invece legata a ferie o malattie del personale diretto, quindi pensiamo al periodo estivo dove ci sono magari realtà aziendali che affrontano il ciclo di ferie per l'intero periodo estivo, la produzione continua ad andare avanti o comunque i principali servizi vanno avanti, hanno bisogno di diciamo, temperare questa carenza inserendo nuove persone. C'è una crescita aziendale, quindi l'azienda ha una fase espansiva, si stanno creando nuove linee di business, ha bisogno di riorganizzare, insomma, le varie funzioni, per cui ha bisogno di inserire persone nuove. C'è una fase invece di ristrutturazione, per cui ci sono persone che non sono più in linea con quelli che sono i target aziendali, ci sono dei processi di uscita e quindi si creano delle nuove posizioni. Infine c'è l'ultima possibilità, è quella di una riorganizzazione aziendale dove all'interno, diciamo, negli vari spostamenti che ci possono essere di funzioni, si creano posizioni vacanti, per cui si apre un processo di selezione. Quello che dobbiamo far comprendere al nostro orientato, quindi la persona che viene da noi in orientamento, che come è composto un po' il tessuto imprenditoriale italiano, perché se no rischiamo di dare informazioni che sono un po' fuorvianti. Questo è un po' lo spaccato generale, quindi diciamo che possiamo considerare piccole e medie imprese, tutte quelle realtà aziendali che vanno da un minimo di 10 dipendenti a circa 250 dipendenti. Questa è considerata piccola e media impresa italiana, dove all'interno ci sono le microimprese, no? Quindi i soggetti sotto i 10 dipendenti, e poi a salire, no? La media impresa. Sopra i 250 addetti, consideriamo grande azienda, quindi grande impresa. Consideriamo che il 90% circa delle imprese italiane sono composte da piccole e medie imprese, quindi rientrano nella prima fascia tra 0 e 250 addetti. E questo è importante come tipo di concetto da trasferire all'orientato, perché lo vedremo dopo, il processo di inserimento, il processo di selezione cambia naturalmente se affrontiamo questo processo all'interno di una realtà medio piccola, a differenza di una grande azienda. Perché questo? Le caratteristiche principali delle piccole e medie imprese quali sono? Noi abbiamo all'interno della piccola e media impresa una forte presenza della proprietà. Quindi il proprietario, l'imprenditore è presente spesso la famiglia e incide su tutti quelli che sono i processi decisionali, compreso l'inserimento di nuovo personale. Per cui è un elemento fondamentale da tenere in considerazione. Tutto è una sorta di collo di bottiglia, tutto passa dall'imprenditore. C'è un ufficio del personale che è assente o poco strutturato. Cosa voglio dire? Che fondamentalmente su aziende fino a 100-150 dipendenti difficilmente troveremo una risorsa che fa esclusivamente personale, che fa selezione personale, che fa la gestione personale e diciamo quello che rientra un po' nel concetto generale appunto di gestione delle risorse umane. Manca spesso e volentieri in questa realtà un vero e proprio mansionario, no? Quindi quelle che sono le singole caratteristiche e i singoli ruoli che devono essere presenti in azienda. Manca quasi sicuramente un database aziendale di quelle che sono le candidature. Quindi non c'è un contenitore più o meno organizzato dove vengono inserite tutte le curricula o tutte le candidature che ci possono essere, o i colloqui fatti in una piattaforma piuttosto che in uno strumento diciamo, meccanico, no? O tecnologico che permetta poi di poter fare dei filtri, di poter fare delle ricerche. Quindi questo tipo di strumento in realtà medio-piccole quasi sempre è assente. C'è una propensione ad acquistare i servizi all'esterno, quindi sia servizi nell'ambito del payroll, per cui tutto quanto riguarda le buste paga, la gestione di personale,
viene delegato a un consulente di lavoro, un commercialista. Tutta la parte invece di selezione viene acquistata da un'agenzia per il lavoro, una società che si occupa di ricerca e selezione. Tutta la parte di servizi legali viene poi acquisita invece da un avvocato, da un consulente legale esterno. Quindi tutte quelle che sono una serie di servizi complementari tipici invece di una grande realtà aziendale, nelle piccole e medie imprese sono completamente assenti. In particolar modo quello che riguarda appunto il nostro focus è quello appunto delle risorse umane. Spesso nelle piccole e medie imprese abbiamo un sito internet che è più la vetrina aziendale, ma la parte, diciamo, la sezione lavora con noi o la parte dedicata all'engagement, quindi all'individuare nuove risorse, è quasi sempre assente, o se abbiamo la funzione lavora con noi, non sono declinate, ad esempio, una serie di figure che l'azienda sta cercando, che magari possono essere ricercate perennemente dalla realtà aziendale. E quindi mancano questo tipo di informazioni. E poi è assente quello che è un processo di inserimento, no? Quindi nelle realtà medio-piccole non c'è una programmazione di inserimento del personale, ma è tutto molto legato alle decisioni dell'imprenditore e alle dinamiche di mercato. La differenza con la grande realtà, con la realtà aziendale, quindi multinazionale, è lampante, è evidente, no? Quindi nell'ambito di una grande azienda noi abbiamo un ufficio di risorse umane molto strutturato. Quindi abbiamo all'interno dell'area di risorse umane, se l'azienda è strutturata a tutti i livelli, abbiamo tutte le funzioni, dal direttore personale, responsabile personale, all'HR specialist, al generalist, al payroll, allo stagista, quindi tutte quelle che sono una serie di funzioni che fanno parte del macro mondo delle risorse umane all'interno di una realtà. Quindi i processi di inserimento ovviamente hanno una serie di step molto ben definiti e dei processi che l'azienda ha definito a priori di quello che è il percorso di inserimento all'interno della propria realtà. Così come è ben presente un mansionario con ruoli ben definiti, con competenze ben specifiche. C'è un bel database aziendale, quindi in questa realtà esistono un sito internet aggiornato con quelle che sono le posizioni principali aperte, le candidature che arrivano o come candidatura spontanea o come risposta d'annuncio vengono inserite appunto in una piattaforma, no? Che è facilmente poi fruibile all'HR nel momento in cui ha bisogno di estrapolare delle candidature perché si aprono delle selezioni. E quindi, diciamo, c'è un'organizzazione sicuramente molto più complessa, molto più performante rispetto a una realtà più piccola. C'è una forte presenza della realtà aziendale sui social, quindi LinkedIn in primis, ma anche gli altri social sono molto utilizzati proprio per comunicazione dell'azienda, quindi come brand, come diciamo, tentativo di rendere ovviamente molto appetibile la realtà aziendale per acquisire sempre più candidature e personale da poter selezionare. Infine c'è una forte relazione che l'azienda ha sul territorio, quindi dalle scuole, all'università, alle parti sociali, proprio per creare tessuto. Diciamo che l'organizzazione è completamente diversa rispetto a una piccola media impresa. Questo incide ovviamente, come dicevo prima, su quello che è la definizione del ruolo che io vado cercando, no? Io ho estrapolato la definizione di Wikipedia di quello che è la job description. Sostanzialmente mi devi dare quelle che sono le indicazioni generali di quel tipo di risorse che io vado cercando, no? Quindi deve essere definito quali sono le competenze che la risorsa deve avere, in quale contesto e in quale ruolo si deve inserire, quali sono il suo percorso, quali sono i suoi diciamo, range salariali. Questo dovrebbe esserci e c'è nel momento in cui io a monte ho un'organizzazione aziendale ben definita, con un organigramma ben definito e un mansionario ben definito. Questo tipo di diciamo, informazione nella grande azienda viene comunque comunicata, nella piccola e media impresa spesso questo tipo di processo non c'è e quindi diciamo, mancano alcuni dettagli, alcune informazioni che sono utili per chi poi deve essere, che si approccia a fare una ricerca di lavoro. Nella fase di, quindi questo diciamo per fare la differenziazione tra piccola e media impresa e grande azienda.
Nella fase invece proprio del merito, no? Quindi della fase di reclutamento, sostanzialmente cosa succede? Succede che la grande azienda attinge ovviamente tramite risorse interne al database che si è costruita tra le varie candidature spuntanee, le varie persone che rispondono all'annuncio. E quindi sfrutta molto quello che è il suo strumento principale, la sua vetrina principale, che è il sito. Nella fase di recruiting gira molto anche quello che è il cibo spontaneo, oppure il passaparola, oppure l'utilizzo di società esterne, quindi le agenzie per il lavoro, le società di selezione, i social. Quindi questi sono alcuni strumenti che il nostro orientato deve sapere quando fa una ricerca di lavoro, no? Perché sono alcuni elementi che possono essergli utili. Sono alcuni, non sono tutti, diciamo, un elenco principale che possiamo utilizzare, che l'orientato può utilizzare quando sta facendo una ricerca di lavoro. Quindi sa che l'azienda può, la grande azienda ha a disposizione il suo database, quindi è opportuno che io invii il mio curriculum sul sito di internet aziendale, so che posso utilizzare il passaparola come tipo di strumento, so che posso appoggiarmi a un'agenzia per il lavoro, so che posso andare a una società di selezione e così via. I social tramite LinkedIn e via discorrendo. Nel processo di selezione, diciamo che si nota anche la differenza tra il colloquio che viene fatto diciamo, direttamente dalla grande azienda o tramite un partner esterno, che può essere appunto un'agenzia per il lavoro e una società di selezione. Perché cosa può avvenire? Può avvenire che l'azienda può curare direttamente il processo di selezione, quindi più l'azienda è strutturata, più questo verrà, diciamo, svolto in modo autonomo, o viceversa può passare, diciamo, questo tipo di processo tramite un soggetto esterno che può essere appunto un'agenzia per il lavoro o una società di selezione. Questo in una prima fase della selezione che poi rimanda al secondo step che viene fatto in azienda, quindi o all'interno del Dipartimento di Risorse Umane se l'azienda è strutturata, oppure col direttore generale o l'imprenditore direttamente se la realtà invece è più piccolina. Questo per dire che chi sta cercando lavoro e ha fatto, insomma, il processo di orientamento nella fase finale dove deve fare ricerca attiva, sappia che non può utilizzare un solo percorso, ma deve provare a quindi, toccare più tasti per poter avere diciamo, realizzato il suo intento di almeno arrivare a un colloquio di lavoro. Nella piccola e media impresa questo processo è sicuramente molto più snello, nel senso che, come dicevo prima, all'interno della piccola e media impresa il direttore generale, o che poi è il braccio destro della proprietà, o l'imprenditore, segue l'intero processo decisionale e dire, è colui che poi alla fine decide chi assumere. Spesso e volentieri queste realtà si appoggiano a fornitori esterni, quindi abbiamo visto le agenzie per il lavoro in particolar modo, e diciamo, sono i canali principali per poter poi arrivare, no, a fare un colloquio di lavoro con la realtà aziendale. Il colloquio di lavoro viene fatto se la funzione è generalista direttamente, appunto, che è il potere decisionale, quindi appunto, il direttore generale o l'imprenditore, se la funzione tecnica invece viene affiancato da un responsabile di mansione, un caporeparto, un responsabile di ufficio, per andare a indagare sul candidato quelle sono le competenze tecniche, no? Quindi si va a fare un colloquio, diciamo, più mirato sulla mansione. La differenza, tra un colloquio fatto in agenzia per il lavoro e un colloquio fatto in azienda. Allora, l'agenzia per il lavoro, che cosa va a cercare fondamentalmente quando fa un colloquio di lavoro? Ha ben chiaro quello che l'azienda sta cercando, ha chiaro un po' il contesto aziendale, perché comunque chi opera all'interno dell'agenzia per il lavoro va a incontrare le aziende, quindi va direttamente in azienda, quindi si rende conto di quello che è il contesto aziendale e di quello che la risorsa deve avere come tipo di caratteristiche. Per cui il colloquio fatto con l'agenzia per il lavoro mira a individuare una corrispondenza tra quello che l'azienda sta cercando e il candidato, no? Quindi quelle che sono le esperienze curricolari piuttosto che la parte, diciamo, delle competenze trasversali, quindi delle soft skills.
particolar modo quello che si ricerca oltre alle competenze tecniche sono l'adattabilità della persona in quel tipo di contesto e la motivazione a lavorare per quel tipo di mansione e per quel tipo di realtà aziendale. Diciamo che il colloquio che viene fatto all'interno dell'Agenzia per il Lavoro mira a evidenziare queste caratteristiche qua. E anche la sua capacità, ad esempio, di problem solving, cioè sono quegli elementi che poi tutte le aziende vanno un po' ricercando oggigiorno. Quello che invece si differenzia da un colloquio in azienda è che l'azienda sia un'azienda strutturata, quindi sia un'azienda grande. Oltre a indagare quelle che sono le informazioni curricolari, fa una forte verifica di quelle sono le competenze hard, no? Quindi quelle sono le competenze tecniche che io sto cercando per il mio contesto aziendale. Oltre a quello, poi vai a indagare quelle che sono diciamo, la parte di soft, quindi la parte di flessibilità, la capacità di adattarsi a quel tipo di contesto. Sono queste le informazioni che l'azienda cerca. E quando fa questo tipo di percorso, come dicevo prima, spesso c'è il responsabile di risorse umane o comunque l'addetto di risorse umane e poi c'è un referente di funzione, no? Quindi c'è un responsabile di quel tipo di attività o di quel tipo di ruolo dove stiamo appunto facendo una selezione. Nella piccola e media impresa invece cosa va a cercare l'imprenditore? Va a cercare sicuramente le competenze tecniche se queste sono richieste, ma cercherà di capire assolutamente se quel tipo di persona può essere adatta al suo contesto aziendale. Cioè, considerate le piccole e medie imprese, sono talmente piccole, scusate, dove i ruoli sono sfumati tra l'uno e l'altro, per cui io devo capire, l'imprenditore deve capire se quella persona, oltre alle competenze tecniche, esperienze sulla mansione, sulla funzione, sono presenti, ma quella flessibilità, quella adattabilità al mio contesto, no? Quindi se è una persona che sa lavorare in un contesto destrutturato, che sa sostanzialmente risolvermi i problemi, se sa, come dire, crearmi delle opportunità nuove. Quindi indagherà molto la parte personale del candidato, più che la parte esperienziale, salvo che ovviamente non si ricerchi delle figure. Insomma, sto cercando un saldatore, deve saper saldare ovviamente, però se siamo di fronte a funzioni che possono essere costruite, la parte personale è preminente su qualsiasi altro tipo di aspetto, proprio la caratteristica dell'impresa. Io mi fermo su questa prima parte, se Sì, Tiziano, grazie. sono stato molto veloce, ma spero ci sia qualche domanda in modo da essere un po' più Sì, interattivo. infatti io invito tutte le persone presenti a fare domande. Prenotandosi, potete anche alzare la mano con l'iconcina per alzare la mano, togliere il microfono e direttamente parlare, tanto siamo un numero sostenibile per farlo, o scrivere in chat. Poi Io magari. non ho l'iconcina della mano, Vai, però Stefania, non ti preoccupare. volevo un chiarimento su disponibilità e flessibilità, perché magari le aziende la intendono in un modo, io posso intenderla in un altro, o no? Allora, quando io intendo flessibilità e disponibilità è legata all'adattabilità al ruolo. Nel senso che spesso c'è in alcuni candidati a volte ci sono delle rigidità su quelle possono essere la disponibilità a magari vari tipi di mansione o la flessibilità a volte anche oraria. Questo deve avvenire ovviamente sempre in un contesto ben definito e ben preciso. Se non vuol dire che io devo fare 3 ore in più di lavoro e senza retribuzione, ma a volte vuol dire, se c'è da fermarsi 10 minuti in più, è un valore aggiunto che comunque in qualche modo io devo mettere sul piatto. Sempre in un contesto ovviamente di regole e quindi di rispetto per il lavoro che uno sta facendo. Però a volte ci sono delle situazioni in cui c'è molta rigidità e questa rigidità anche sulle linee teoriche viene vista in modo negativo, ok? Ricordiamoci, questo poi lo diciamo più tardi, che il colloquio di lavoro, l'incontro in azienda è un colloquio a due, quindi io azienda sto valutando il candidato, ma io candidato sto valutando l'azienda, per cui più noi siamo bravi a dare strumenti ai nostri clienti, ai nostri
alle persone che andiamo a aiutare, più gli diamo gli strumenti per poter scegliere al meglio per quello che è la sua situazione lavorativa. Per cui quando io intendo flessibilità e intendo questo, no? Quindi non essere rigidi in fase di incontro, di colloquio, se viene chiesto di lavorare, di non chiudere l'orario stabilito, ma può capitare, no? Di trattenersi un po' in più, se questo è ovviamente retribuito, se questo è in un contesto di regole, è sicuramente un ragionamento da non essere rigidi. Viceversa, se invece ci accorgiamo, se di colloquio, che l'azienda, come spesso può accadere, se ne approfitta, dobbiamo avere gli strumenti per dire di no e andare da un'altra parte. Sì, intervengo anch'io per dire che insomma, il mio ruolo qui è anche quello di sia di accoglienza e di continuità, no? Da un webinar all'altro, ma anche, visto il mio background di orientatrice, di focalizzare l'attenzione sulla disponibilità e la flessibilità anche per far capire al candidato che, o alla candidata, diciamo, non mettere le mani avanti anche, no? Su tutta una serie di cose che a volte si tende a. Essere molto, c'è una tendenza a volte in cui orientiamo a voler mettere le mani avanti e magari invece essere consapevoli che quello che viene valutato è la persona in generale, intesa come approccio al lavoro, non la persona in quanto persona fuori dal lavoro, ma come approccio al lavoro e quindi magari anche andare a mostrare questo aspetto e a non tendere appunto a mettere dei paletti ancora prima che magari a volte no, vengano richiesti. Penso che sia molto interessante il punto di vista che sta portando Tiziano, che poi magari Tiziano mi rendo conto che se vuoi presentarti e raccontare anche un pezzettino di tua biografia, liberissimo di farlo rispetto al tuo background e a dove sei adesso, insomma, anche attualizzata, può essere utile perché molto spesso è difficile trasferire un'idea di contesto. E che varia l'approccio al colloquio di lavoro rispetto al contesto per noi che orientiamo ed è difficile farlo per il candidato o la candidata. Proprio sviluppare questo tipo di mentalità, quindi quello che ci sta dicendo Tiziano, credo sia molto prezioso anche in questo senso qui. Qualche altra domanda, anche osservazione o riflessione, non solo domande intese come Non so se mi parola. si sente. Barbara, Ciao. ciao, certo. Vai. Allora, quello che mi domandavo, no? È anche proprio in fase di preparazione dell'utente, quindi della persona che orientiamo, più che magari far vedere il sito, fare un'analisi per vedere se può essere compatibile anche con quella persona. Se ci sono magari altri strumenti, che magari il Tiziano conosce, che possono essere anche utili per poter perlomeno captare se può essere allineata o meno. Riferito a un'azienda particolare, riferito a un annuncio di lavoro, in Allora, sì, quale. tendenzialmente magari su autocandidature o magari anche degli annunci che uno trova su LinkedIn e poi va a cercare per dire l'azienda. Allora, sull'autocandidatura, il mio consiglio è quello di studiare molto bene quello che sono le informazioni che noi possiamo prendere su vari fronti, quindi ovviamente il sito internet è la prima vetrina che l'azienda ha. Poi abbiamo tutto il mondo dei social, quindi il mondo dei social che è legato a LinkedIn per vedere se all'interno di questa realtà aziendale ci sono delle funzioni appunto su LinkedIn, da quanto tempo ci sono, quindi per capire se ci sono variazioni, quindi il clima interno, vuol dire se io inizio a vedere due o tre persone nell'arco di poco hanno lavorato in quell'azienda ma hanno cambiato velocemente, probabilmente c'è qualcosa che non funziona. Ci sono poi tutte le informazioni che posso reperire sul territorio tramite giornali, quotidiani, associazioni datoriali, sindacati. Cioè, diciamo che la fase preliminare di una ricerca, prima di inviare la candidatura, ci dovrebbe essere una bella fase di ricerca e quindi attivare un po' tutti quelli che sono i contatti che posso avere su quel territorio per comprendere quel tipo di realtà aziendale, cosa si sta cercando, come si sta muovendo, quali sono i suoi valori. Se io posso essere in linea con quel modo di pensare. Faccio un esempio banale, ma per estremizzare il concetto. Se io sono una persona
profondamente pacifista e i miei valori sono rispetto della vita umana e la realtà sulla quale voglio candidarmi, scopro che comunque ha collaborazioni con realtà che producono armi, eccetera, ovviamente il mio valore, il mio contesto non collima, per cui ho ricepito, ho raccolto una serie di informazioni, mi sono reso conto che quel tipo di realtà aziendale non va bene. Evito anche di fare qualsiasi tipo di passaggio per potermi candidare. Viceversa, raccolgo informazioni, capisco che il mio profilo è uno dei profili che possa essere ricercato quel tipo di realtà aziendale, perché ho saputo tramite social, piuttosto che tramite conoscenti personali, perché ho fatto un passaggio con un sindacato che so che all'interno ha informazioni. Ecco, mi candido, so come candidarmi perché vado a fare una candidatura mirata per una figura che potenzialmente l'azienda, io sono in linea, no? Diciamo che ho le caratteristiche generali, ne ho due terzi, provo a candidarmi e cerco di esaltare ovviamente quelli che sono gli elementi che possono essere interessanti a chi fa selezione dall'altra parte. Non so se ho risposto alla tua domanda. Grazie mille Tiziano, grazie. Sicuramente poi sarà una candidatura più consapevole, a prescindere da se io poi decido di candidarmi lo stesso, anche se non c'è un perfetto allineamento valoriale, ma magari sarà più consapevole e quindi io saprò poi a cosa vado incontro, perché poi su questo, no, è interessante anche avere questa doppia veste di orientatore e di selezionatore, perché poi quando parliamo con i candidati, a volte e con le candidate ci dicono: vabbè, però io visto che sto cercando lavoro, a prescindere da questo, io ho bisogno di ampliare, no, la mia rosa di luoghi e di opportunità da cogliere. Quindi, per esempio, ve la lancio lì e vi chiedo anche a voi, insomma, come ve la gestite. Spesso il concetto è: ok, anche se decidi di mandarla, però mandala con tutte le informazioni e con la consapevolezza di qual è il luogo e qual è la sedia su cui poi tu ti siederai, che sia virtuale o fisica, e quindi hai un'idea reale di quello che hai di fronte e anche di quale aspetto del tuo percorso professionale puoi valorizzare per andare a colpire il tuo target. Sicuramente quando una persona sta cercando lavoro, ovviamente cerca di massimizzare il più possibile quelle che sono diciamo, le opportunità. Però quello che deve essere utile un po', questo è il mio ragionamento che porto avanti a tempo, è che più la persona riesce a fare insomma, una propria analisi, insomma, un percorso proprio e definire esattamente quello che sta cercando, e in quale contesto aziendale vuole cercarlo, ovviamente accresce un po' tutto, perché accresce sicuramente la persona, perché va a lavorare in un contesto che gli piace, fa quello che vorrebbe fare, e ovviamente di rimando accresce un po' tutto quello che è il sistema, quello che è la società, no? Perché comunque non c'è cosa Assolutamente. peggiore di una persona che va a lavorare contro voglia, contro il proprio interesse, ma lo fa semplicemente perché ha bisogno di un'entrata economica. Questa è la cosa peggiore perché ovviamente a livello aziendale non tenderà ad accrescere quella realtà aziendale perché ovviamente lavorerà in modo negativo. Lui stesso sarà, o lei insomma, sarà una persona che vivrà con difficoltà all'ambito lavorativo e questo poi lo riversa su quello che è il sistema paese fondamentalmente. Quindi più la persona riesce a mettere a focus quelli che sono i suoi obiettivi, no? Quello che è il suo profilo professionale, più riesce a fare una ricerca mirata per appunto individuare e trovare un'opportunità che vada a collimi con le sue esigenze. Quello che consiglio è quando, al di là del sito internet, di quelle sono insomma, quello che è fruibile a tutti, un forte impatto sul territorio nell'allacciare relazioni con le persone, appunto le realtà che operano su quel territorio. Io ho parlato del sindacato perché comunque i sindacati sono all'interno delle aziende e hanno relazioni forti con le aziende, conoscono le realtà aziendali. Questo vale anche per quello che sono, ad esempio, le realtà, io ragiono magari sulle realtà medio-piccole, però anche tutto quello che è l'ambito pubblico, quindi il comune, gli assessori, sono presenti sul territorio. Per cui fare un passaggio informativo su questo tipo di realtà è molto utile per chi sta cercando lavoro.
perché raccoglie informazioni che possono essere indispensabili per capire dove muoversi. Assolutamente sì, i contatti di rete sono sempre più preziosi degli annunci in qualche modo e molto molto più sottovalutati degli annunci. Assolutamente. Anche perché tutti più o meno sapete sicuramente che quello che emerge come annuncio di lavoro, circa il 30% di quello che è l'offerta di lavoro che c'è, per cui un 70% è il sottotraccia, quello che è nascosto. Per cui ovviamente il candidato, la persona deve andare ad aggredire il 70%, perché il 3 su 30 ci vanno tutti, quindi deve andare ad aggredire il 70%. Il 70% lo si aggredisce se io ho informazioni. Le informazioni le recepisco sicuramente dove vanno gli altri, quindi su internet, sui social, eccetera, ma se io sono bravo e reperisco altre informazioni sul territorio, ovviamente ho un vantaggio che gli altri non hanno. Molto Certo. semplice. Bene, non so se c'è qualche altra domanda, prima di affrontare la seconda parte. Siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, però se c'è qualche domanda, privilegiamo assolutamente lo scambio. E ora mi sembra di no. Se vi viene comunque anche in corso d'opera, fatela anche in chat mentre Tiziano prosegue. Ok, una piccola premessa perché mi scuso se non l'ho fatto all'inizio, vi dico due parole su di me giusto per completezza di informazioni. Io lavoro nel mondo delle risorse umane da una ventina di anni circa, mi occupo di selezione personale, lavoro all'interno di un'agenzia per il lavoro e quindi dove mi occupo sia di relazioni e contatti con le realtà aziendali, sia appunto di selezione e di formazione. Diciamo un po' un quadro generale su come muove e si muove il mercato del lavoro. Giusto per un piccolo inciso, per dare insomma un piccolo dettaglio su di me. Andiamo avanti con quello che può essere il secondo aspetto, no? Quindi diciamo che abbiamo visto come funziona, no? A grandi linee un processo di selezione all'interno di un'azienda. Se piccola media, andiamo a capire cosa deve fare la persona che noi orientiamo per riuscire a entrare in questo processo di reclutamento e quindi riuscire ad andare a un colloquio di lavoro. Uno degli strumenti che la persona ha è appunto il curriculum vitae. Il curriculum ha due obiettivi principali, che sono solamente questi, non ce ne sono altri. Il primo è essere eletto e il secondo è portare al colloquio di lavoro. Questo è l'obiettivo, i due obiettivi principali del curriculum. Il curriculum come e quando viene letto, no? Abbiamo visto come sono strutturate le realtà aziendali, vediamo un po' come svolgono questo tipo di lettura i vari interlocutori. L'imprenditore non si occupa di risorse umane, quindi l'imprenditore di una piccola e media impresa si occupa del funzionamento dell'azienda, quindi dei clienti, della parte finanziaria, dell'organizzazione generale. Ma non si occupa appunto di reclutamento né di appunto archiviazione curricula ed altro. Per cui quando lui riceve un curriculum in mano, perché si è aperta una posizione lavorativa, quel curriculum deve essere appunto di facile lettura, deve essere comunicativo, proprio perché sta leggendo quel curriculum in contemporanea ad altre attività lavorative che lui sta facendo. Magari sta suonando il telefono, c'è qualcuno che gli entra in ufficio, chiama un cliente. Quindi più il nostro curriculum è comunicativo e più ci sono probabilità che questo venga letto. Un responsabile di risorse umane invece si occupa di appunto lettura di un curriculum. Che viene sostanzialmente filtrato da un database dove prima di lui ha passato uno screening delle altre funzioni HR, per cui quando arriva in mano al responsabile personale è un curriculum che è già stato filtrato, ma che anche lui leggerà contestualmente ad altre attività, quindi può essere appunto una riunione, può essere una telefonata, può essere altre attività che incombono una giornata lavorativa. Altra situazione nelle agenzie per il lavoro. Le agenzie per il lavoro fanno, una parte della loro attività lavorativa è appunto fare screening curricula. Tendenzialmente le agenzie per il lavoro ricevono giornalmente tantissimi curricula da leggere.
Questo avviene però in contemporanea a tante altre attività che le agenzie per il lavoro fanno, quindi dalla relazione con il cliente a un colloquio di lavoro, alla redazione di un contratto e così via. Quindi anche il tempo che viene dedicato alla lettura del singolo curriculum è molto breve. Per cui il primo obiettivo è essere eletto, per cui più il nostro curriculum che noi andiamo a costruire per la risorsa che stiamo orientando è comunicativo, più ovviamente ci sono possibilità che questo venga eletto. Come tipologie di curricula le conosciamo tutti, no? Quindi c'è l'Europass, il cronologico e il descrittivo. Diciamo che il curriculum europeo è tendenzialmente quello un pochino più osteggiato da chi si occupa di selezione. Diciamo che è osteggiato se questo viene compilato in tutti i campi che il modello prevede. Diventa a quel punto uno strumento molto complesso, molto di difficile lettura, con tante informazioni e considerando che i curricula vengono quasi tutti letti a video, diventa di difficile comunicazione. Per cui se lo strumento deve essere utilizzato perché lo vogliamo utilizzare, diciamo che deve essere il più snello possibile, no? Quindi evitare di inserire tutte le informazioni che il modello prevede. Possiamo avere poi un curriculum costruito in termini cronologici oppure in termini descrittivi. Questo un po' è rimandato poi in base alla persona che noi stiamo seguendo, stiamo orientando e per la tipologia di attività che vogliamo fare in questo curriculum. Per cui se io vado a presentare il mio curriculum per una candidatura specifica, quindi risposta ad un annuncio, o perché so che quell'azienda sta cercando quel tipo di pensione che è in linea con quello che sono le mie caratteristiche, allora forse è preferibile un curriculum descrittivo, dove io vado a esaltare quelli che sono gli elementi positivi che possono collimare con l'esigenza aziendale o in quelle parole chiave che io ho tirato fuori da un annuncio. Viceversa, se è una candidatura spontanea, probabilmente un curriculum cronologico può essere più utilizzabile, no? Quindi su più mansioni. Questo però va contestualizzato in base al processo che sto seguendo. Considerate che comunque, come sapete, i tempi di lettura di un curriculum vanno dai 20 ai 30 secondi. Quindi sono questi i tempi medi per cui più il curriculum è comunicativo, più il curriculum è diretto, trasferisce informazioni chiare, definite, e tangibili, più avrà la possibilità di essere letto e quindi questo potrà portare a un colloquio di Devo aggiornare le informazioni che in genere trasmetto perché ero stata ottimista sui tempi di lettura, invece siamo a 20-30 secondi ormai, quindi è Sì. ancora più importante Sono molto curarlo. veloci. Esatto. Le caratteristiche principali sono in prima, no? Quindi se andiamo a vedere un foglio bianco, ovviamente devo dare quelle che sono la persona, il nome, cognome, una foto che sia professionale, questi sono gli elementi di contatto, quindi un numero di telefono e una mail. Possiamo metterci un profilo LinkedIn, però non andiamo ad aggiungere altro, quindi non andiamo ad aggiungere Twitter, non andiamo ad aggiungere altri elementi che sono superflui. Quando io ho inserito un contatto telefonico e una mail sono sufficienti. Posso mettere, se voglio, un contatto Skype, però insomma aggiungo e forse non è, diciamo che devo stare contenuto nelle informazioni che io do. Devo dare una sintesi esaustiva del mio profilo professionale, per cui se rispondo all'annuncio di lavoro, quel profilo professionale, far emergere quelle che sono le caratteristiche in quell'annuncio ci sono, che io ho e che ti sto dicendo, guarda, io ce l'ho, per cui chiamami perché stai cercando proprio me. Deve metterci dentro quelli che sono gli obiettivi che io vado cercando, no? Quindi se io ho studiato bene la realtà aziendale, se ho studiato quello che è il territorio, se ho raccolto informazioni, io posso essere molto mirato in quel tipo di informazioni che vado a trasferire per quel tipo di realtà aziendale e quindi accresco le mie possibilità di essere chiamato a colloquio. Poi metterò le esperienze lavorative, sempre in ordine cronologico, dalla più recente a quella a quella passata. Tenderò ovviamente a dare più enfasi a quella che collima, no? Quelle sono esperienze che magari io ho maturato, anche se non è la più recente, ma che collima con quello che l'azienda sta cercando. Poi metterò le mie informazioni scolastiche, metterò le lingue e gli hobby e lo sport.
E in fondo, se c'è spazio, rimetterei comunque sempre nome e cognome, il numero di telefono e una mail. Questo avviene per, diciamo che in linea generale, per le persone che hanno un po' di esperienza lavorativa, no? Quindi hanno, si presuppone che insomma abbiano fatto qualche attività. Se viceversa andiamo a fare un profilo, un curriculum per una persona che è neodiplomata o neolaureata, e quindi il suo focus è principalmente sulla parte scolastica universitaria, ovviamente nella parte iniziale daremo enfasi al perché fare quel tipo di percorso lavorativo e darò molta, molta forza a quelli che sono poi l'extra studio, quindi gli hobby, lo sport. Quindi vado ad evidenziare quello che sono gli elementi che possono derivarmi da uno sport che possono essere utili per quel contesto aziendale. Banalmente, se ho fatto uno sport di squadra, ovviamente enfatizzerò. Io ho giocato a basket, per cui nel gioco del basket la disciplina piuttosto che l'aiutarsi a vicenda sono elementi preponderanti. Se invece ho fatto nuoto e quindi è un sport molto individuale, tendrò a enfatizzare il fatto che ha degli obiettivi, li so rispettare e ho una gestione del tempo ben definita. Diciamo che questo ovviamente va sempre contestualizzato sulla persona che è orientata. Quindi abbiamo fatto il nostro curriculum è stato letto, il nostro curriculum ci porta a un colloquio di lavoro. Quindi sono stato chiamato per un colloquio di lavoro. Voi avete una persona che vi contatta, vi dice: mi hanno chiamato per questo colloquio di lavoro. Come mi preparo? Cosa devo fare? Allora, l'importante è trasferire alla persona che ci sono tre fasi del colloquio di lavoro. E sono tre fasi tutte importanti e fondamentali. La prima fase è quella, la fase preliminare, no? Quindi io sono stato chiamato al colloquio dell'azienda X. Cosa devo fare? Devo raccogliere informazioni, cioè tutto quello che io non ho di informazioni le devo in qualche modo cercare. Quindi mi studio bene il sito internet, faccio, se non l'ho fatto, creo, diciamo, chiedo ai contatti che ho se conoscono quel tipo di realtà aziendale, come si lavora nel tipo di contesto, quali sono i valori, qual è l'organizzazione, se hanno avuto un turnover, cioè cerco di raccogliere informazioni. La raccolta di informazioni è fondamentale, strategica all'interno di un colloquio di lavoro, perché mi permette di gestire la fase, diciamo, intermedia finale del colloquio di lavoro. E ora ci arriveremo. Cerco di capire, in base a quello che sono informazioni raccolto, quali sono i miei punti di forza. Quindi se ho risposto a un CV di lavoro, so benissimo quali sono i punti di forza e i punti di debolezza che ho. Se invece ho una candidatura spontanea, sono stato chiamato in colloquio in azienda, a quel punto cercherò di capire quali sono invece i miei punti di forza e i miei punti di debolezza per trasformarli in punti di forza. Faccio un esempio molto pratico. Sono una persona che ha meno di 30 anni, ho poca esperienza, l'azienda sta cercando una persona strutturata con un ruolo di contabile all'interno della realtà aziendale. Io magari ho avuto qualche anno, 2 o 3 anni, un paio d'anni di esperienza in un studio contabile, vado a colloquio di lavoro, ovviamente la persona che lo sta cercando è una persona strutturata, una persona con esperienza, che magari saprà fare il bilancio. Io ho un'infarinatura di contabilità, quindi non ho tutte quelle competenze che l'azienda sta cercando, però ho il punto di forza è che sono una persona sotto i 30 anni, quindi la mia debolezza in termini esperienziali può diventare punto di forza perché l'azienda può utilizzare un apprendistato, quindi magari mi può mettere dentro, far crescere. Ho comunque una base sulla quale innestare un percorso, magari nella prima fase la contabilità viene affidata a un studio esterno e quindi gli posso trasferire in qualità di risorsa quelli che sono dei valori aggiunti per il mio profilo. Okay? Quindi è un'estremizzazione di un ragionamento. Però devo lavorare ovviamente sui punti deboli per trasformarli in punti di forza. Andrò a vedere il profilo LinkedIn dell'interlocutore prima di andare a colloquio per capire chi ho di fronte. Perché dal profilo LinkedIn io raccolgo una serie di informazioni, capisco da quanti anni è che la persona è in azienda, capisco se ha lavorato da altre parti, che tipo di studio, titolo di studio ha, quindi riesco a farmi un'idea di quel tipo di figura. Verifico assolutamente quello che è il luogo dove andrò a fare il colloquio, quindi devo capire se ci vado con i mezzi, se ci vado in auto, se c'è traffico, cioè qual è il tempo che io ci impiego, perché l'obiettivo ovviamente è che io vada al colloquio e sia puntuale al colloquio di lavoro. Per cui devo organizzarmi prima per capire come muovermi per arrivare a quella puntata. E infine l'abbigliamento. L'abbigliamento è, diciamo, l'abito non fa il monaco.
Sì, lo fa, nel senso che l'abbigliamento è importante, anche il colloquio di lavoro. Quindi capire per quale ruolo io vado a fare il colloquio e avere un abbigliamento adeguato a quel tipo di colloquio. Ad esempio, se io vado a fare il colloquio come magazziniere in un'azienda che produce biciclette, non devo andarci in un abito formale, perché un'azienda è prettamente sportiva e il ruolo è un ruolo operativo. Per cui io dovrò andarci in un abbigliamento che sia, come dire, pulito, che sia diciamo adatto, ma non che sia troppo formale. Viceversa, se vado a fare un colloquio, come ha detto allo sportello bancario, quindi in una banca X dovrò avere un completo formale, perché tendenzialmente la banca presuppone un certo tipo di formalità. Salvo che quel tipo di banca è una banca che opera su un territorio dove fa dell'informalità il suo cavallo di battaglia, a quel punto avrà un abbigliamento casual. Ok? Per questo vuol dire aver studiato precedentemente la realtà aziendata e essermi calato in quel tipo di contesto. Poi arriviamo alla fase del durante il colloquio di lavoro. Ovviamente devo spegnere il telefono. Possono sembrare banali queste cose qua, ma vi assicuro che capitano quotidianamente, no? Quindi mi devo levare le occhiaie da sole, devo presentarmi da solo, senza mamma, senza nonno, senza fidanzata e così via. E quindi devo avere, diciamo, essere professionale. Se sono, mi fanno fare un minimo di anticamera, sarò ovviamente in attesa che mi chiamino in modo educato, senza appunto guardare video e così va. Devo sempre dare del lei al mio interlocutore, salvo che non mi dica espressamente diamoci del tu. Non lo devo mai interrompere, e quindi quando ho qualcosa da dire devo aspettare che termini la conversazione. Devo avere un atteggiamento proattivo, devo avere una comunicazione sia coerente con quello che dico, quindi non posso essere sdraiato sulla sedia, non posso essere svogliato, ma devo essere appunto in una fase di dialogo col mio interlocutore, sapendo sempre, trasferendo sempre a chi andiamo ad orientare che il colloquio di lavoro serve all'azienda per valutarmi, ma io per valutare l'azienda. Per cui in questa fase quindi non c'è nessun obbligo di accettazione, anzi, il candidato, scusate, deve capire esattamente quel tipo di contesto aziendale per poter scegliere al meglio per lui o per lei. E l'ultima fase è quella principale, la più fondamentale di un colloquio di lavoro: fare domande, cioè il candidato quando va a colloquio di lavoro deve fare domande. E se lui ha fatto, se lei ha fatto una bella fase preliminare di indagine sulla realtà aziendale, quel momento lì avrà tutte le armi a sua disposizione per fare tutte le domande del mondo, che serviranno da un lato ovviamente a chiarirsi bene l'idea di quello che l'azienda sta cercando, di capire se l'azienda fa per lui, ma soprattutto ha uno strumento di dialogo con il mio interlocutore che gli fa comprendere, il mio interlocutore, che io non sono passato lì per caso e quindi non sapevo che fare, sono andato a colloqui di lavoro perché un lavoro vale l'altro. Io mi sono informato sulla realtà aziendale, è un contesto che a me piace, ti faccio comprendere che io ci ho lavorato sopra, ho studiato, ti sto facendo delle domande per capire e per farmi conoscere. Questa è la domanda che spesso e volentieri questa è la fase che spesso e volentieri viene elusa dal candidato, ma è la fase più importante del colloquio di lavoro. Fase che avvenga all'interno di agenzie per lavoro, all'interno di una società di ricerca e selezione o a maggior ragione all'interno di un'azienda. Questa è la fase che assolutamente alle persone che orientiamo dobbiamo fargli comprendere. Tiziano, senti, visto il tuo ruolo, no? Che sei spesso dalla parte del selezionatore, ci puoi fare degli esempi di domande? Perché questa è una cosa che mi viene richiesta molto spesso. E sentirla da te, insomma, penso sia interessante anche per loro. Allora, le domande, innanzitutto anche lì poi, man mano che il candidato fa interventi, fa colloqui, ovviamente si allena molto di più. Le domande devono essere possibilmente aperte, quindi devono essere domande che non presuppongono risposta sì o no e devono vertere principalmente sulla mansione. Tipo, ad esempio, quali sono le attività principali che la persona che state cercando deve fare? Con chi si relaziona? Come è organizzata l'azienda? Quali sono le fasi di ingresso aziendale previste dalla formazione? Ho letto che avete acquisito una commessa importante in India. Ecco, come pensate di portarla al regime? Quali saranno le fasi del mercato, secondo lei, nei prossimi anni che verranno coinvolte l'azienda? Cioè, tutta una serie di domande
aperte di curiosità, di organizzazione del lavoro, di informazioni sull'azienda, di quelle che sono anche la sua proiezione, che sono i loro clienti, ad esempio. Con che tipo di clienti lavorate? Con il pubblico, con i clienti italiani, con i clienti internazionali? Ho letto che avete preso una commessa con le ferrovie dello Stato. Quanto incide sulla realtà aziendale? Cioè, sono tutte domande che permettono all'interlocutore di parlare. E sulle risposte, ovviamente, devono essere agganciate nuove domande, sempre aperte, che cercano di indagare un po' la realtà aziendale e capire, ovviamente, qual è il ruolo. Per cui possono essere, appunto, domande sulla mansione, sull'organizzazione, su quello che è quello anche per me, no? Ad esempio, no? Per capire qual è il processo di inserimento. Quindi, tradotto, cioè, com'è che si inizia? C'è una formazione, sono inserito, messo e buttato lì. Quindi, la persona ti risponde su quello che capisci, anche se quel tipo di contesto è un contesto che mi può piacere o non può piacere. Okay? Ad esempio, se non voglio chiedere la fatidica domanda se ci sono previste le ferie, no? Perché questa poi è una domanda che i candidati si pongono, fermo restando che le ferie sono previste per legge, quindi ci sono, però possono essere fatte domande, ad esempio, aperte. L'azienda ha diciamo, una conduzione lavorativa tutto l'anno, ci sono periodi di flessione, ci sono periodi di chiusura. Hai già risposto a una tua domanda, no? Perché se l'azienda ti dice, sì, guarda, nelle 2 settimane di Ferragosto chiudiamo perché tanto non vendiamo niente, te sai già che le 2 settimane di Ferragosto l'azienda è chiusa. Quindi queste sono 2 settimane di ferie certe, va bene? Hai fatto la domanda che te ti interessava senza fare la domanda sgradita, che è quella delle ferie. Ok? Stessamente per capire qual è, ad esempio, se io voglio sapere se c'è un percorso di carriera su quel ruolo, mi posso chiedere, mi dice come è previsto, cioè qual è l'evoluzione di questo ruolo? Ci sono altre persone che lo stanno già svolgendo? Come è organizzata la realtà aziendale? Ti risponderà dicendo sì, guarda, questo è il livello di ingresso, però poi questo è un processo che comunque porterà fra tot anni a avere questo ruolo, che attualmente è ricoperto da una risorsa e così via. Cioè ti trasferisce informazioni. Ovviamente devono essere domande aperte, domande generali che permettono però di toccare degli argomenti senza andare ovviamente troppo nel merito o fare domande scomode. Non so se sono riuscito a rispondere. Sì, spesso per esempio una domanda che suggerisco io è di raccontare com'è una giornata tipo Una giornata nella tipo. vostra azienda che ti dà tantissime informazioni e è molto neutra su che cosa stai cercando, Sì, diciamo anche, no? assolutamente. È una domanda potente perché comunque riesce a trasferirti una serie di informazioni alle quali poi ti puoi fare altre domande e ti fai raccontare un po' dall'interlocutore, dall'aziendale, come si svolge l'attività lavorativa. Da lì capisci, cioè se le informazioni vengono trasferite sono scarse, sono generiche, eccetera, o la persona che è davanti non è una persona che lavora in quel tipo di attività, quindi non te la sa trasferire, oppure c'è disorganizzazione. Cioè quindi Certo. ti trasferisce, ti rimanda un'immagine dell'azienda in un certo modo. E a quel punto uno fa poi le proprie riflessioni. Assolutamente. Ok? E queste sono un po' le fasi del colloquio, quindi fare domande trasferite, cioè, alle persone che orientate, che sono fondamentali per la buona riuscita di un colloquio di lavoro. E poi c'è la fase finale, la fase finale si divide in due, è una fase personale, quindi capire se quel colloquio come l'ho svolto, quindi analizzare, no? Quindi sono state le fasi del colloquio, capire se ho fatto degli errori, se potevo gestire meglio alcune obiezioni, se potevo fare delle domande diverse, e questo servono al candidato per affrontare il colloquio successivo e quindi diciamo andare a limare quelle che possono essere alcune imperfezioni. E poi l'altra fase, l'altro aspetto che riguarda invece il rapporto con l'azienda è il periodo che intercorre ovviamente tra il colloquio e un riscontro sul colloquio stesso. Diciamo che io consiglio, no, di giorno successivo aver fatto un colloquio, di inviare comunque un'email al nostro interlocutore per ringraziarlo dell'opportunità data, perché è un modo per rifarsi sentire il giorno successivo e quindi di rinfrescare un minimo la memoria. Far passare un 15 giorni, un paio di settimane,
e mandare un'email chiedendo un feedback sul processo di selezione, non sul colloquio, sul processo di selezione, per capire se è sempre aperto, se è stato chiuso, se ci sono novità. Se non abbiamo nessun tipo di feedback, attendere altri 15 giorni e provare a fare una telefonata in azienda per capire appunto qual è lo stato dell'arte. Considerate, questa è l'informazione da trasferire alle risorse, che il feedback spesso e volentieri non c'è perché, non per cattiveria, perché i processi aziendali sono a volte molto strani, no? Quindi per esperienza vi dico, le aziende ti chiamano, ho bisogno di una persona per ieri, te gli trovi magari un paio di persone da mandare a colloquio, queste fanno il colloquio magari dopo una settimana, poi il percorso si interrompe un attimo, poi dopo un mese si rifà vivo l'imprenditore, ma allora quelle persone hanno colloquiato, ma una quasi quasi la inserirei. E dice, ma non era urgente? Sì, però poi nel frattempo ho cambiato idea perché mi si è aperta una nuova posizione, perché ho fatto scalare una persona che ha cambiato ruolo, doveva entrarmi una commessa, non mi è entrata e così via, no? Questo avviene in tutte le realtà aziendali, ti aprono dei processi, si inizia un percorso, poi quel percorso si interrompe e per mille motivi. Quindi il feedback a volte non c'è perché proprio non c'è, nel senso che non sai. Anche perché per quanto riguarda noi, tante situazioni entrano in stand-by e quindi magari il colloquio è andato bene, però l'azienda per mille motivi non sta decidendo perché sta rimandando la decisione, perché forse riesce a fare operazione all'interno, cioè le motivazioni sono mille. Quindi quando c'è un'assenza di feedback non significa che il colloquio è andato male, anzi, è andato benissimo, a quel momento lì il processo non sta andando avanti. Quindi consiglio al candidato di ogni tanto fare un refresh sulla sua candidatura. Una mail o una telefonata. Questo serve a tenere vivo il ricordo. Per cui io ho fatto dei colloqui, l'azienda ha visto magari 5 persone, beh, te che comunque ti fai vivo, te comunque ti fai sentire, probabilmente sei una di quelle che io forse forse andrò a scegliere in fondo. A posto. Io avrei mille cose da chiederti, ma non lo farò, lascerò spazio a loro perché, visto che abbiamo rubato qualche minuto in più, non siate timide. Anche in chat se non potete parlare, eh. No, approfitto io. Allora, te ne faccio intanto una io, Tiziano, molto breve. C'è un limite ai contatti? Perché spesso mi capita più di quasi dover frenare l'entusiasmo delle persone che vorrebbero ricontattare i selezionatori molto presto, e quindi Un limite temporale, anche diciamo di che numerosità di contatti. allora, guarda, quando ovviamente non deve essere uno stalkeraggio, questo Esatto. no, però tendenzialmente io direi di no, no? Nel senso che se io, diciamo, avendo fatto il colloquio di lavoro, ho fatto diciamo, il primo richiesta di feedback dopo un paio di settimane, poi faccio una telefonata dopo un mese, ovviamente qualcosa cercherò di apprendere, poi posso far trascorrere 3 settimane, un altro mese per avere molto riscontro. Diciamo che tendenzialmente un refresh sulla propria candidatura, se il colloquio è andato bene, va comunque sempre fatto, perché poi le situazioni sono talmente in evoluzione, per cui più si ricorda, insomma, al nostro interlocutore che sono disponibile, sono interessato, meglio è. Ovviamente non è fattibile, non va fatto tutte le settimane, non va fatto in modo ossessivo, però calendarizzato diciamo, in tempi medio-lunghi, si può tranquillamente fare, o via mail, o via telefono, insomma, come lo strumento, anche la mail, che comunque viene letta, non è che la mail scappa, non ti rispondono, questo va bene, ci sta, però te comunque con l'invio della mail hai ricordato l'imprenditore o la responsabile di risorse umane, guardi, io ci sono, ti ricordi, abbiamo fatto il colloquio, ci sono, e ricordati di me, quando si aprirà la finestra, magari è probabile che arrivi la telefonata. Ok, grazie. Questo avviene
è consigliabile anche per le candidature spontanee. Ragionate sulle piccole e medie imprese, no? Dove ovviamente non c'è nessun tipo di database, eccetera, ma molto a memoria. Se io sono riuscito a parlare con l'imprenditore, ci ho fatto un colloquio, ovviamente se poi ogni tot li rinfresco la mia disponibilità, il mio interesse, sicuramente se il colloquio è andato bene, ma tanto lo vedo se il colloquio è andato bene, no? Nel senso lo percepiamo se è stato un bel colloquio o se è stato un colloquio che non è andato come volevamo. Certo. Così lì, diciamo, quando si apre la posizione, poi probabilmente vengo chiamato. Grazie, grazie Tiziano. Allora, io intanto ti ringrazio, ringrazio te per la disponibilità e proprio per la messa a disposizione in senso reale, infatti anche Barbara lo scrive, ti ringrazio per la tua disponibilità, per essere stato esaustivo e ringrazio anche noi per l'organizzazione, quindi girerò internamente anche il ringraziamento. Se poi ovviamente insomma, avete altre domande che nascono, Tiziano lo trovate, insomma se volete lo trovate. E vi ringrazio anche per aver sforato un po' sia a Tiziano che a chi ha ascoltato e partecipato. Vi do appuntamento al prossimo webinar che sarà molto probabilmente, ma vi arriverà mail di conferma e di invito il 29 ottobre e sarà sul tema dell'orientamento all'interno delle politiche attive, in particolare su Goal, e sarà uno spazio di confronto perché sicuramente qualcuno di voi ci ha lavorato e quindi è ancora di più uno spazio di confronto. Quindi invito Tiziano a risiedere dall'altra parte in futuro come partecipante e ad essere molto dinamici su questo e lo ringrazio veramente tanto per la generosità perché è stato proprio molto molto denso di informazioni preziose ed interessanti. Grazie a voi, grazie a chi ha partecipato e ovviamente se ci sono domande, curiosità, insomma, mi trovate su LinkedIn o se no, insomma, tramite Make It So, tramite la community, insomma, in qualche modo mi rintracciate, insomma, massima disponibilità, dare consigli, insomma, a fare rete che è fondamentale in Esatto, brava, hai richiamato la parola chiave. Il senso di questi webinar è fare rete, quindi insomma scambiarsi tutto quello che passa attraverso questi momenti di confronto che può nascere. Assolutamente. Bene, buona serata allora e buon proseguimento di settimana. Altrettanto, grazie a tutti. Grazie. Ciao, grazie. Grazie.